E siamo live. Oggi un po' in ritardo. Allora, vediamo un po' di fare un po' di robine nel frattempo che vi collegate. Quindi questo lo facciamo così. Allora, ciao, ciao intanto a chi si sta collegando, datemi un attimo che oggi sono in ritardo, c'è un po' di roba da sistemare, quindi abbiate un attimo di pazienza. Voi intanto collegatevi, fatemi sapere se mi sentite, se è tutto quanto a posto, aspettate che sposto le luci, che se no ho il riflesso negli occhiali. Datemi un istante che adesso partiamo. Allora, link per la diretta, questo l'abbiamo fatto. Poi vediamo se si vedono i commenti. No, l'ho messa nel posto sbagliato il link della diretta. Lo dovevo mettere qui. Commenta. Link per la diretta. Ciao a tutti. Allora, questo qui qua. Ciao Paolo. Di cosa si parla? Adesso te lo dico. Ciao Roberto, ho messo in pausa il corso, si sente bene. Ciao Sonia, ciao a tutti. Allora, datemi un istante che adesso partiamo. Devo collegare un po' di robe. Facciamo questo di qua. Ok, ciao Pasquale. Benissimo. Le condivisioni le abbiamo fatte. Voi mi sentite, mi vedete. Questo è già una cosa buona. Ottimo. I commenti li vedo e siamo anche a posto. Perfetto. O quasi, perfetto quasi, arrivo subito, abbiate un attimo di pazienza che oggi stiamo facendo le cose di fretta perché ero un po' in ritardo. Allora, qua lo possiamo aprire, boom. Allora, quindi ciao Paolo, ciao Pasquale, ciao, ciao Marti, ciao a tutti quanti, perfetto. Allora ragazzi, oggi l'argomento della diretta, mi sono scordato di metterlo qui sulla diretta perché come al solito la programmo e poi ne faccio partire un'altra, però poco importa, nel senso adesso ve lo dico qual è l'argomento. In realtà forse qualcuno se si era iscritto all'evento l'aveva già visto. Vorrei un attimo affrontare la seguente tematica, cioè quando è necessario migliorare la propria immagine, cambiare la nostra immagine, ribaltarla completamente da capo. Rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ciao Katia. Quindi, se volessimo, diciamo, un po' così sintetizzare il senso di questa domanda, il punto è: ma quindi ogni qualvolta ho un obiettivo o qualcosa che voglio raggiungere, devo lavorare sulla mia immagine? La devo cambiare, la devo migliorare? Ecco, oggi vorrei aiutarvi a dare una risposta a questa domanda e soprattutto anche a dirimere un'altra questione che in parte è collegata, cioè. Se per qualche motivo dovessi avere uno, due, tre, quattro obiettivi che magari voglio raggiungere contemporaneamente o comunque nello stesso momento, devo lavorare su quattro immagini contemporaneamente, su cinque immagini contemporaneamente? Ecco, onde evitare di lanciarvi anche voi in questi esercizi strani senza avere cognizione di causa, cerchiamo un attimo di capire di che cosa si sta parlando. Tra l'altro, mi fa molto piacere quando mi scrivete il pomeriggio per mandarmi conferme o comunque diciamo screenshottate varie di baggianate che vengono dette a destra e a sinistra. Quindi mi fa piacere perché significa che qualcosa finalmente ve la sto trasferendo, qualcosa ve la sto passando. Ciao Anto, e quindi questo è un'ottima cosa. Ciao Christian. Allora, la tematica di oggi, quindi la dividiamo in due tranche. Da prima vorrei chiarire il concetto di ho un obiettivo, quindi devo migliorare la mia immagine, e nella seconda parte vorrei invece affrontare il tema di ho più obiettivi contemporaneamente, su quante immagini devo lavorare. Allora, partiamo con il principio. Ciao Dario, ciao a tutti ragazzi. Ora, nel momento in cui voi avete un obiettivo che volete raggiungere, e come ci siamo sempre detti, questo obiettivo può riguardare qualunque sfera della vostra vita, quindi stiamo parlando di guadagnare più soldi, di magari migliorare una situazione lavorativa, migliorare una vostra relazione, ciao Leonardo,
ti consiglio di bombardare di pubblicità su YouTube. Poi vediamo. Intanto per il momento ci concentriamo su Facebook. Potrebbe essere, il vostro obiettivo potrebbe essere perdere peso, potrebbe essere, non lo so, migliorare una relazione con qualcuno. Insomma, indipendentemente da quella che è la sfera, sulla quale vi state focalizzando, il punto è il seguente. Se l'obiettivo che voi vi state ponendo lo sentite particolarmente ambizioso, vi sentite già solo a disagio a parlarne, e magari un qualcosa che avete già cercato di raggiungere nel corso della vostra storia, magari con espedienti differenti, per cui magari potrebbe essere l'ennesima dieta se dovete perdere peso, o piuttosto che magari l'ennesimo business online se volete guadagnare più soldi. Ecco, se già è un po' di tempo che state lavorando su questo obiettivo e i risultati effettivamente non arrivano, ecco che questo è un buon segno che molto probabilmente c'è qualcosa a livello della vostra immagine che va cambiato. Ora, questo cambiamento, io da questo punto di vista voglio essere molto sincero, non significa necessariamente che voi dovete diventare una persona completamente differente, perché in realtà, ed è questo uno, diciamo, dei passaggi che viene spiegato nel corso Immagine Vincente, il tutto nasce da un'analisi, da un'introspezione per capire effettivamente a che punto siamo noi di questo percorso che ci deve portare a raggiungere un obiettivo e quali sono i cambiamenti piuttosto che gli stravolgimenti, se necessario, che dobbiamo porre in essere. Quindi il primo tema vorrei che fosse, diciamo, lo possiamo secondo me smarcare anche abbastanza facilmente. Io non mi sento di dire che per qualsiasi obiettivo è necessario sempre e comunque migliorare la nostra immagine. Perché magari in alcuni casi, come ci siamo già detti, soprattutto la volta scorsa, quando si parlava della differenza fra paradigma e immagine, in realtà il tutto parte prima, come dico sempre, prima di mettere la mano alla penna o di fare qualunque esercizio, parte da una comprensione di quello che bisogna fare e di quella che è la nostra situazione. Per cui in alcuni casi è necessario migliorare la nostra immagine, in altri casi può essere necessario lavorare sulle abitudini, credenziali e cambiare i nostri paradigmi, in altri casi ancora può essere necessario lavorare su ambo le parti. In altri casi ancora magari l'obiettivo ce l'abbiamo quasi alla nostra portata, per cui evidentemente in questo caso forse i nostri paradigmi e il modo in cui ci vediamo è già coerente, semplicemente è soltanto una questione di tempo per acciuffare questo obiettivo. Quindi questo è un aspetto molto importante che chiaramente presuppone una vostra analisi di quella che è la vostra situazione e ripeto ancora una volta, dentro Immagine Vincente trovate le argomentazioni per poter fare questo tipo di analisi. La seconda domanda, che invece credo sia quella che crea un po' più di confusione, perché poi in modi diversi vedo anche che il tema collegato al cambio di paradigma, no? Quindi c'è praticamente la gente entra in confusione perché sostanzialmente? Perché fino al giorno prima viveva in questa sorta di torpore dove non era possibile raggiungere niente, la vita faceva schifo, tutto quanto era nefasto, poi a un certo punto hanno scoperto la riprogrammazione mentale e quindi che si ha il classico effetto letterina di Babbo Natale, cioè io prendo un foglio di carta e inizio a chiedere la qualunque, quindi voglio 10.000 euro al mese. Voglio fare quattro business, non voglio lavorare, voglio viaggiare in giro per il mondo, voglio perdere 30 kg, voglio avere mia moglie che mi dice sempre di sì, piuttosto che mio marito che mi dice sempre di sì, e quindi una cozzaglia di desideri, di speranze, di obiettivi che praticamente tutti quanti insieme li andiamo a mettere in questa letterina di Babbo Natale. Ora, non c'è niente di male da questo punto di vista, non è che vi sto dicendo che non dovete avere più obiettivi o quantomeno che uno sia più importante degli altri, però attenzione a come ci si approccia a questa tematica perché evidentemente ci sono una serie di presupposti che bisogna tenere in considerazione. Prima di tutto, e questo è un concetto che in realtà racconta anche Bob Proctor in vari seminari quando parla del cambio di paradigma, che sappiamo già è un concetto diverso, ma fa niente, ciao Mattia. In realtà la nostra mente può focalizzarsi soltanto su un cambiamento alla volta, forse due, ma comunque non oltre. Quindi questo è qua significa che per l'amor del cielo, non è che dobbiamo passare da scrivo la frase sono felice e grato che guadagno 10.000 euro al mese a praticamente una pagina di quaderno A4 in cui dico che sono felice e grato per qualsiasi cosa voglio raggiungere. Ragazzi, ci vuole un attimo anche di raziocinio nelle cose. E questo stesso discorso vale soprattutto se dobbiamo fare un lavoro sulla nostra immagine. Voi state facendo un cambiamento nella vostra personalità, nel modo in cui vi vedete, ed è evidente che non potete dall'oggi al domani stravolgere completamente la vostra visione. Ecco perché l'approccio che io do in Immagine Vincente, ma in realtà è anche quello che dà Bob Proctor e anche Maxwell Maltz, è di avere un obiettivo principale, che è quello che noi vogliamo raggiungere, che è quello che ci muove dal punto di vista emotivo, che ci mette a disagio, che ci crea una situazione di sconforto. E
Nel momento in cui in realtà poi andiamo a lavorare sulla nostra personalità, andare a tratteggiare dei tratti personali, delle abitudini personali e credenziali che in realtà possono essere propedeutiche a farci raggiungere anche degli altri obiettivi. Questo però non significa che se io ho l'obiettivo di perdere peso e di guadagnare 100.000 euro al mese, devo lavorare su due immagini, perché ragazzi, voi siete uno. Siete una persona, avete una personalità, avete un'immagine. Questa immagine, come ci siamo sempre detti, è figlia di varie idee, di varie abitudini personali che voi avete nel subconscio. Per cui sono, come dicevo anche nell'esempio del paradigma, è una moltitudine di abitudini sulle quali voi andate a lavorare, ma l'immagine è sempre la stessa. E ancora una volta, chiaramente, tutto quanto spiegato per filo e per segno all'interno di Immagine Vincente, che è un programma che, come dicevo prima, vi permette di focalizzarvi sul vostro obiettivo super ambizioso, no? Che è quello che magari sono anni che provate a raggiungere ma non ci riuscite. Ma dopodiché, in questo percorso, voi potete a poco andare ad aggiungere anche degli altri pezzettini. Quindi, in realtà, come chi ha acquistato il corso ha già scoperto, c'è la possibilità di lavorare contemporaneamente su vari aspetti, soprattutto se questi aspetti non sono in concorrenza gli uni con gli altri. Esempio pratico: se il mio focus principale è guadagnare X mila euro al mese, non significa che che per raggiungere questo obiettivo io debba essere un obeso o un magro o un muscoloso. Quindi se io nel frattempo mi do anche, diciamo, lavoro anche su dei tratti personali che sono propedeutici per farmi magari cambiare peso, piuttosto che darmi l'abitudine di andare in palestra, piuttosto che altri, diciamo, aspetti che voglio migliorare della mia persona, lo posso fare, perché chiaramente non sono tratti personali che vanno in concorrenza con il mio obiettivo principale. Quindi occhio a questo aspetto, perché, ripeto, il tema non è lavorare su 3, 4, 5, 19 immagini. L'immagine è sempre la stessa e il percorso che fate attraverso Immagine Vincente vi permette di lavorare a 360 gradi sulla vostra personalità. Dopodiché vorrei anche passare, perché purtroppo quando mi arrivano certe cose non posso far finta di non averle notate, vorrei anche passare a un altro concetto, che se voi dovete lavorare sul cambio di paradigma, che come ci siamo detti è una moltitudine di abitudini, è chiaro che il cambio di paradigma lo fate perché avete un obiettivo, ok? Quindi c'è il punto di partenza, come ho sempre detto, nella riprogrammazione mentale, è avere un obiettivo. Dopodiché, da questo obiettivo andiamo a capire se è necessario modificare i nostri paradigmi o migliorare la nostra immagine. Ma nel momento in cui dobbiamo cambiare un paradigma, è evidente che voi dovete lavorare su più abitudini credenziali contemporaneamente. Ma le abitudini credenziali, ragazzi, non le dovete confondere con l'obiettivo. L'obiettivo è una cosa, le abitudini credenziali sono delle altre cose. E questo è un concetto che voi dovete necessariamente comprendere, perché sennò il rischio è di fare gli esercizi di riprogrammazione mentale nel modo sbagliato. Il mio obiettivo è guadagnare 100.000 euro al mese. Quali sono le abitudini credenziali e personali che mi permettono di avvicinarmi a questo obiettivo? Il mio obiettivo è perdere 30 kg. Ok, quali sono le abitudini personali e credenziali che sono coerenti, che mi permettono di essere una persona coerente con questo obiettivo che voglio raggiungere? È questo l'esercizio che dovete fare. Quindi occhio a non iniziare a scrivere fogli di carta con l'elenco dei desideri e dei sogni che vogliamo, e confondere questi concetti, questi obiettivi con i paradigmi, piuttosto che con le diverse immagini che dobbiamo avere. Attenzione, perché è un passaggio fondamentale che va compreso nel modo adeguato, perché se no si fa veramente un mappazzone ed effettivamente non si conclude una mazza. Per cui, da questo punto di vista, questi sono dei concetti che magari, mi rendo conto, per qualcuno di voi possono essere nuovi, quindi richiedono anche un po' di tempo per essere metabolizzati, per essere interiorizzati. Però vi invito ancora una volta a riguardarvi più e più volte il corso gratuito, perché vi assicuro che riguardandolo un paio di volte questi concetti iniziano ad essere più chiari. Cioè, inizierete a poco a non fare più confusione tra il concetto di immagine, il concetto di paradigma, il concetto di abitudini, il concetto di mindset. Sono cose completamente differenti, ragazzi. Non è la stessa cosa, perché sennò avrebbero nomi diversi. Ed è fondamentale che voi capiate e interiorizzate i legami che ci sono. Perché un paradigma è una moltitudine di abitudini, l'immagine è una moltitudine di abitudini personali. Quindi non ci sono 19 immagini. Voi siete una persona e avete un'immagine, avete diversi paradigmi, perché sono diversi modelli con i quali interpretate la vostra realtà. Dopodiché avete un numero sconfinato di abitudini comportamentali, credenziali e personali, che sono quelle che sono impiantate nel vostro subconscio e sono quelle che determinano poi il paradigma che avete e la vostra immagine.
L'immagine è una, quella vincente. Assolutamente sì, Dario. Il concetto è proprio quello, cioè voi dovete necessariamente andare a modificare, a cambiare, a migliorare, a stravolgere la vostra immagine affinché sia un'immagine vincente. Che cosa significa un'immagine vincente? Beh, se la volessimo, diciamo, sintetizzare ed estremizzare, è l'immagine che vi serve per raggiungere il vostro obiettivo. E questo vi dovrebbe aiutare a comprendere ancora una volta che il punto di partenza è l'obiettivo. Cioè, voi non dovete fare gli esercizi di riprogrammazione mentale perché fa figo farli o perché ho sentito dire che mi possono aiutare a migliorare la vita. Sì, cioè è vero, ok, la migliora la vita, ma per quale motivo lo stiamo facendo? C'è una ragione che vi sta muovendo, che è quello che volete raggiungere? Quindi definite quello e poi andate a cascata su tutto il resto. Ciao Nicola. Quindi spero che questo concetto sia chiaro. Scusate se sono andato veloce, ma oggi ho un po' di adrenalina in corpo, quindi la sto svuotando anche con questa diretta. Per cui se non è chiaro, lo ripetiamo nuovamente, perché è un aspetto molto, molto, molto importante. Nel fare, diciamo, un percorso di riprogrammazione mentale, i dettagli è quello che fanno la differenza. Sono quello che fa la differenza. Per cui attenzione, attenzione, attenzione a questi aspetti, perché è lì che poi casca l'asino e si fa la frittata. Quindi spero che sia chiaro, spero che ci siano, diciamo, le basi per potersi muovere in maniera adeguata per chi è entrato già in immagine vincente. Anzi, ne approfitto per fare i complimenti a tutti i vincenti che sono entrati. Tra l'altro, tra qualche giorno, se mi danno l'ok, metterò anche online la prima consulenza che ho fatta. Devo un attimo capire se c'è il benestare anche della controparte, ovviamente. Nei prossimi giorni vi pubblicherò sulla pagina anche qualche altra testimonianza che nel frattempo è arrivata da chi ha acquistato il corso. Sono anche contento perché comunque i commenti e le testimonianze anche del corso gratuito sono sempre positive e questo mi fa molto piacere. Il corso gratuito, Riprogrammazione mentale per dilettanti, è partito, diciamo, inizialmente non doveva neanche esistere, sono molto sincero, ma è un qualcosa che ho deciso di fare per dare un qualcosa a tutta la comunità, perché mi sono reso conto che c'era veramente un livello di informazione bassissimo, e voglio dire, il fatto che giornalmente mi arrivi qualche messaggio di qualcuno che mi fa notare le castronerie a destra e a sinistra è evidente di questo aspetto. Come il mindset è solo quello positivo? Assolutamente sì, Dario, vedo che sta iniziando ad interiorizzare alcuni concetti. Il mindset c'è soltanto di due tipi, c'è quello positivo e quello negativo, e chiaramente la differenza sta nel fatto che mentre quello negativo indica quelle persone che non si sentono mai responsabili dei propri risultati, per cui è sempre colpa di ciò che accade all'esterno, è colpa della crisi, è colpa della concorrenza, è colpa del formatore, è colpa del corso, è colpa di qualunque cosa tranne che di me. Le persone che hanno un mindset positivo sono quelle persone che invece si sentono, scusate che passa l'ambulanza di qua, sono quelle persone che si sentono responsabili dei propri risultati e quindi questo, cioè, qual è poi l'ultimo, diciamo, il risultato finale di questo approccio, che è poi quello che determina la vostra mentalità, che se nel momento in cui voi vi sentite responsabili delle vostre azioni, avete la vostra vita in controllo, cioè come se voi siete seduti su una macchina e avete le mani salde al volante, e se la macchina dovesse andare in una direzione che non vi piace, il fatto che voi sapete, avete la consapevolezza che ce l'avete voi le mani sul volante, vi permette semplicemente di girare il volante e andare in un'altra direzione. È questo il concetto di mentalità, il modo in cui voi reagite a tutto quello che succede, che non significa che tutto quanto deve andare per il verso giusto, perché i problemi ce li abbiamo tutti quanti, gli ostacoli ce li abbiamo tutti quanti, specialmente se fate business, ma il fatto che un problema lo interpretate come un'opportunità o che un ostacolo lo superate agevolmente è quello che poi fa la differenza e che magari in un corso porta una persona a guadagnare 10.000 euro e l'altra a guadagnare 1.000 o addirittura a perderci soldi perché magari compra il corso e non riesce mai a applicare. Quindi questo è un altro aspetto molto importante sul quale dovete necessariamente lavorare. E questi concetti sono tutti collegati tra di loro. Ma il punto di partenza fondamentale è capire che paradigmi, mindset, immagine di noi stessi dipendono dalle abitudini che noi abbiamo impiantato nel nostro subconscio. Quindi, lavorando su queste abitudini, possiamo modificare a cascata tutto quello che viene. Quindi, se una persona ha come traguardo sia di guadagnare X euro al mese, sia di perdere X chili, deve comunque avere una sola immagine di sé che lo porti a raggiungere entrambi questi due traguardi. Assolutamente sì, anche perché ricordatevi sempre questo aspetto, che quando in qualche lezione fa si parlava del discorso del paradigma, no? E io vi dicevo, è una castroneria che si provi a spiegare il cambio di paradigma senza prima spiegare l'immagine. La ragione di questo, e la trovate anche nel corso gratuito, è che la teoria di Maxwell Maltz ci dice
dice che nella nostra mente, nella nostra mente, lo posso dire, tutte le abitudini che si riescono ad impiantare si impiantano se sono coerenti con la nostra immagine. Quindi voi dovete immaginarvi come se ci fosse un pallino nero, che è appunto la nostra immagine, e tutto intorno tanti puntini. Questi puntini sono le nostre abitudini, che sono di varie tipologie. Che cosa significa questo? Che se io provo a impiantare una singola, abitudine, qual è il tema? Che se questa abitudine è coerente con l'immagine, allora riesco anche a impiantarla singolarmente. Ma se sto cercando di stravolgere la mia vita perché evidentemente voglio fare qualcosa di molto diverso, è chiaro che dovrò lavorare su abitudini che in questo momento non sono coerenti. Per cui, come dice Maxwell Maltz, invece di provare con questa forza di volontà a impiantare qualcosa che non si può impiantare, lavoriamo sul totale, cioè sulla nostra immagine. Ma l'immagine di una persona è rappresentativa della sua personalità a 360 gradi. Quindi è una persona che magari ha dei modi di vedersi nel business, dei modi di vedersi nelle relazioni, dei modi di vedersi nel cibo, dei modi di vedersi nell'attività fisica. È una persona e quindi ha tante sfaccettature nella sua personalità ed è su questo che si lavora per cambiare la propria immagine. Quindi non è mai un singolo aspetto, a meno che non vi trovate in un percorso avanzato nel quale magari la vostra immagine ha già subito delle modifiche e quindi, tra virgolette, lavoriamo sui dettagli perché c'è stato già un percorso fatto in precedenza, ma in caso contrario si lavora in questo modo. Il fulcro di tutto è l'immagine, esatto. Ciao Matteo. Quindi ragazzi, questo è un aspetto molto importante che non va assolutamente sottovalutato. Mi rendo conto anche dalle domande che arrivano che c'è ancora un po' di confusione, ci sono alcuni aspetti che non sono ancora chiari, per cui li stresserò nuovamente anche nel corso magari delle prossime live questa settimana. Però è veramente molto molto importante che voi comprendiate questo concetto. È chiaro che poi parlo più che altro per chi non ha ancora comprato il corso, perché chi ha acquistato immagine vincente, diciamo, ha un percorso in discesa, perché chiaramente questi aspetti sono spiegati con grande calma, con tutto il tempo necessario e soprattutto ci sono gli accorgimenti pratici e tecnici per impostare gli esercizi in modo tale da non sottovalutare nulla. Però mi interessava anche dare, diciamo, un'indicazione per chi si sta muovendo magari da solo per evitare che possa andare a sbattere la testa contro il muro. Quindi occhio a questi aspetti perché sono fondamentali. Il paradigma, lo ripeto, è una moltitudine di abitudini, per cui non si può cambiare un paradigma con un'abitudine. L'immagine di noi stessi è un insieme di idee sulla persona che pensiamo di essere. Queste idee sono abitudini personali, per cui non è che possiamo lavorare su un'abitudine per cambiare la nostra immagine. Penso sia evidente, no? Se sono un insieme di concetti, va cambiato un insieme di appunto concetti per modificare il paradigma piuttosto che la nostra immagine. Quindi aspetto fondamentale da non sottovalutare. Io tra l'altro mi sono dimenticato di prendere l'acqua, per cui mi sposto un istante, però se voi avete domande iniziate a scrivere. Allora, vediamo qua, eccoci qua, perfetto, abbiamo preso anche l'acqua così non moriamo di sete. Ottimo. Perfetto. Quindi, vi metto ancora una volta il link del corso gratuito per chi ancora non avesse fatto l'iscrizione. Vi ricordo ragazzi che nel momento in cui fate l'iscrizione al corso l'attivazione non è immediata. Dovete dare un attimo di tempo che vi attivino manualmente l'account su Kajabi. Ricordo anche a coloro i quali magari guarderanno questa diretta successivamente che se non avete accesso a Kajabi significa che non avete accesso al corso gratuito, perché c'è ancora qualcuno che ci scrive dicendo: ma io ho ricevuto le mail ma non ho visto i video. Se non hai visto i video vuol dire che non hai accesso a Kajabi, devi fare la richiesta. Se non l'hai fatta o per qualunque problema, scrivi a ufficiovmrconsulting@gmail.com e vediamo di risolverti il problema. Ok, e quindi questo ce lo siamo detti. Mi si sono bloccati i commenti, per cui non so se avete fatto delle domande. Lo provo a scorrere qui dal telefono, sperando di non fare casino. No, non scorre più neanche sul telefono. Non so se mi state scrivendo commenti. Siamo ancora live? Sì, spero di sì. Siamo live? Siamo live? Sì, boh, siamo live, penso di sì. Successo un casotto, non so se si è staccato il wifi o meno. Qualcuno, Davide, ciao Davide, qualcuno mi dà conferma che mi sentite ragazzi, perché non mi è uscita la notifica strana di Facebook e non vorrei. Sì, ok, ottimo, grazie Katia. Ottimo. Vi ricordo anche che ci sono due versioni. Sì, io ti vedo, ti sento, ottimo. Vi ricordo anche che ci sono due versioni del corso. La Silver e la Gold. La Silver costa 999 euro ed è una soluzione che ho pensato
per aiutarvi a gestire il tema dei pagamenti dilazionati, chiamateli rate, chiamateli come volete voi, perché in questo modo avete la possibilità di acquistare prima tutto il pacchetto della teoria, che costa 999 euro, e in qualunque momento potete fare l'upgrade, quindi acquistare il corso completo che comprende sia la parte degli esercizi che ovviamente il workbook che vi arriva a casa, aggiungendo 1200 euro. Quindi è come se aveste un pagamento rateizzato, con l'unica differenza che invece di essere due rate, una e poi a distanza di un mese un'altra, praticamente lo organizzate come volete voi, perché l'upgrade lo potete fare in qualunque momento. Quindi spero che sia chiaro anche questo concetto, visto che ogni tanto arriva qualche domanda. Non ci sono le rate ufficiali, ma c'è questo discorso che fondamentalmente vi permette di avere un'agevolazione dello stesso tipo. Ok, domande ce ne sono? Vediamo qui che cosa è successo. Va bene, notifiche come al solito, non ci interessano. Ok. Vedo che ogni volta che parto con le dirette poi vi scrivete in massa sul corso. Ottimo, ottimo. Ragazzi, il corso gratuito, sfruttate questa occasione. Sono 6 ore e mezza sulla piattaforma di Kajabi. Praticamente è come se fosse un corso da 1000 euro che vi ho regalato, quindi sfruttate questa occasione, guardatelo un paio di volte, cercate di iniziare a porre le basi per capire di che si sta parlando e poi quando siete pronti iniziate il percorso con Immagine Vincente. Tra l'altro io vi ricordo che questa settimana sarò in diretta ancora una volta, per cui poi vi darò aggiornamenti. Io continuo ad avere notifiche di tentativi di connessione e vorrei capire che sta succedendo. Se si dovesse staccare la live tutto in una volta, ho avuto problemi di connessione, per cui non vi preoccupate. Però non so se i commenti stanno funzionando o meno, per cui se mi stanno arrivando domande io non le sto leggendo, non le vedo, per cui mi dispiace. Vediamo se si riesce a risolvere. Tutto bloccato. Boh. Facebook va così. Interessante, ah no, interessante il mini corso gratuito. Non ho capito una cosa, ma quelle sono le stesse prime 6 ore del corso completo? No, Nicola, assolutamente no, non c'entra niente col corso completo. Le 6 ore e mezza che ci sono nel mini corso gratuito sono semplicemente dei contenuti che ho messo online gratuitamente perché mi sono reso conto che la situazione era abbastanza tragica. Cioè, io ho iniziato a fare video un mese fa e praticamente un mese fa la situazione era che la gente pensava che i paradigmi si impiantassero nel subconscio, che la riprogrammazione mentale fosse una cosa dura che doveva portare al vomito, nessuno parlava dell'immagine di noi stessi, per cui, proprio perché mi interessava dare anche informazioni e far capire alla gente di che cavolo si stesse parlando, ho preparato questo corso, che in realtà inizialmente aveva 4 ore, poi recentemente l'ho aggiornato e l'ho portato a 6 ore e mezza. E diciamo, ti serve per avere una base di informazione, proprio per avere il minimo indispensabile per capire che cosa è la riprogrammazione mentale. Dopodiché, il corso Immagine Vincente è un'altra cosa, non c'entra assolutamente nulla col corso. In realtà, scusami, c'è soltanto nel corso gratuito una lezione che ho estratto dal corso a pagamento, che tra l'altro è la lezione che dura 1 ora e mezza, ma dovrebbe essere identificata come bonus extra o qualcosa del genere. Dopodiché, invece, Immagine Vincente, il corso a pagamento, è un corso che dura 20 ore, che è suddiviso in due blocchi. Il primo blocco, ti racconta quella che è la teoria, per cui ti spiega come funziona la mente, come funziona l'immagine di noi stessi, come funzionano le facoltà intellettuali, come funzionano le varie tecniche di riprogrammazione. Il secondo blocco del corso, invece, quello pratico, in cui ti spiego qual è il programma di 90 giorni che va utilizzato per migliorare la nostra immagine, quali sono gli esercizi, come vanno svolti e soprattutto avendoli fatti praticamente da 2 anni. Quindi in diverse circostanze do anche delle indicazioni pratiche su come organizzarsi, quindi magari lo puoi, sia se tu sei un dipendente e quindi devi fare magari questi esercizi in ufficio, sia che magari lavori da casa, sia che sei in vacanza, sia che sei in situazioni magari un po' più complicate, ci sono anche delle istruzioni pratiche su come portare avanti questo programma. Inoltre,
A casa ti arriva un box con tutto il materiale cartaceo. Il materiale cartaceo comprende il raccoglitore con tutte le slide del corso, ma soprattutto ti arriva a casa il workbook, che è questo qui. Il workbook è praticamente l'elemento fondamentale, cioè senza il workbook non si può fare il programma di 90 giorni e non si possono fare gli esercizi, perché chiaramente nella parte del corso su Kajabi io spiego come fare gli esercizi, ma non ci sono le tracce le trovate soltanto qui, per cui senza questo non si può fare il programma. Il programma dura 90 giorni e praticamente attraverso un pool di esercizi ti permette di migliorare l'immagine di te stesso. Questo il corso completo che costa 2000 euro. La versione Silver, che costa 999, ha soltanto la parte teorica, quindi è chiaramente pensato non per chi ha l'esigenza di partire sin da subito, ma magari se hai problemi a fare un investimento di 2000 euro, puoi prima comprare il silver e studiarti tutta quanta la teoria e quando sei pronto fare l'upgrade per acquisire anche la parte pratica, compreso il programma, compreso il workbook che ti arriva a casa. Quindi questa è un po' la fotografia. Bene. Ti vedo ancora ottimo, ottimo. Oggi Facebook ci sta facendo gli scherzetti. Non so se è l'applicazione, se è il wifi, boh, non lo so, lo scopriremo. Nel percorso di riprogrammazione è possibile che l'inconscio rilevi dei blocchi che non abbiamo considerato nelle abitudini da cambiare? Quindi pensare razionalmente ai paradigmi legati all'obiettivo potrebbe celare imprevisti che solo l'inconscio può lanciarci addosso. Sì. Assolutamente sì, cioè tu considera che soprattutto all'inizio del percorso identifichi diciamo dei tuoi difetti, se così li possiamo chiamare, quindi delle abitudini che vuoi cambiare, siano esse credenziali o personali, che secondo te sono quelle necessarie per raggiungere il tuo obiettivo. Poi in realtà più vai avanti con il percorso, più fai introspezione e più mettendo a confronto mettendo, diciamo, analizzando quella che è la tua vecchia persona, quella che è la tua vecchia immagine, riesci a estrapolare dei nuovi concetti, delle nuove idee che vanno ad aggiungersi alle abitudini che vuoi impiantare per migliorare la tua immagine. Quindi, ciao Gianluca. Per cui sì, infatti questa è una di quelle cose che mi fa tanto sorridere, perché io ogni tanto praticamente ho questa brutta abitudine di leggere i commenti a destra e sinistra, no? Quindi quando ci sono quelle persone che iniziano a fare l'esercizio di scrivere l'affermazione, dopo 2 giorni si sentono perfetti, i migliori del mondo, pronti a conquistare l'universo, è evidente che non hanno completamente idea di quello che stanno facendo. Proprio perché all'inizio, anche quando tu identifichi un obiettivo e inizi a scrivere come uno stupidino, sono grado per Pincopallo, cioè tutto quello che c'è a livello inconscio non l'hai neanche sfiorato e chiaramente non ne sei neanche consapevole. Per cui, come puoi dopo 2 giorni sentirti bene e sentirti allineato con l'universo? È un'idiozia. E allo stesso tempo, quando tu inizi il percorso, magari ti trovi a delineare un tipo di personalità, un tipo di immagine che vuoi acquisire, che però effettivamente magari in quel momento tu credi essere la soluzione, ma poi con il passare del tempo potrebbe cambiare, ed è questo il motivo per il quale anche il programma dura 90 giorni. Dentro il workbook c'è un continuo stimolo affinché tu possa mettere in discussione quelli che sono gli aspetti della tua personalità e tutto il lavoro che hai fatto, proprio perché dobbiamo cercare di raschiare il più possibile dal subconscio quelle che sono le idee che effettivamente ti stanno castrando nel raggiungimento del tuo obiettivo. Buonasera a tutti, di cosa si parla oggi? L'argomento è bianco perché ho dovuto riavviare la diretta e quindi non l'ho scritto. No, si parla abbiamo parlato di due concetti. Il primo, se ogni volta che abbiamo un obiettivo dobbiamo, ciao Francesco, cambiare la nostra immagine, e in seconda battuta, se avendo più obiettivi dobbiamo lavorare su più immagini. Quindi poi Gianluca, riguardatela questa diretta perché magari per la tua situazione potrebbe esserti anche di aiuto, anche se poi tu in realtà con il corso ne abbiamo anche già parlato, hai più informazioni ovviamente. Quindi Katia, spero di aver risposto alla tua domanda. Ok, altre domande? Cioè, ogni volta che vai in diretta massacrate veramente di iscrizioni il corso, ma che state facendo? Chiaro, grazie, ottimo. Finirà che dovrò fare l'upgrade a coso, a Kajabi. Sì, me la riguardo volentieri, sarà sicuramente di aiuto, ottimo.
Ottimo, ottimo. Tra l'altro, vediamo se a breve riesco anche a pubblicare sulla pagina se ho il bollino di autorizzazione e anche la prima consulenza che ho fatto, che magari vi può essere anche di aiuto. Ciao Johnny. Sia diciamo un po' per comprendere, magari per avere qualche insight da parte di chi ha già iniziato il percorso sul corso, sia anche magari per capire se è un qualcosa che vi può essere di aiuto o meno. Però, visto che siamo in tema, visto che è l'argomento della diretta, attenzione perché il tutto parte da un obiettivo, quindi dovete anche evidentemente identificarlo questo obiettivo, se no per quale diavolo di motivo volete fare la riprogrammazione mentale. Tra l'altro, all'interno del corso c'è una parte che vi aiuta a, più che definire l'obiettivo, a metterlo in discussione per capire se ha le caratteristiche corrette, per essere, diciamo, affrontato in questo percorso. Però occhio ragazzi, perché il tema dell'avere degli obiettivi è fondamentale. Sembra una banalità, ma in realtà non è così. Ne parlavamo anche qualche diretta fa. Non è scontato avere le idee chiare su quale sia l'obiettivo, non è scontato magari riuscire a scegliere in un paniere di 2, 3, 4 obiettivi che ci sono cari. Quindi queste sono delle tematiche fondamentali che vanno affrontate prima di iniziare. Lo ripeto, prima di iniziare, non durante, non è che iniziamo a fare la riprogrammazione mentale e poi vediamo qual è l'obiettivo. Assolutamente no. Così come è sbagliatissimo iniziare a lavorare su abitudini, concetti, sentiti dire e poi vediamo come va. No, ragazzi, cioè, ci deve essere una logica nel vostro processo di riprogrammazione. Obiettivo, capiamo qual è la mia situazione, che cosa mi serve, devo lavorare sui paradigmi, devo lavorare sulla mia immagine, devo lavorare su entrambi e poi fate gli esercizi, ma non prima, cioè è follia iniziare a fare qualcosa perché mi sembra giusto farlo, perché ho sentito che funziona, cioè assolutamente no. Io ho talmente tanti progetti in mente che faccio fatica a sceglierne uno su cui focalizzarmi e lo so Gianluca perché lo raccontavo prima, è il classico effetto della letterina di Babbo Natale, cioè praticamente uno è come se si sveglia e dice: Oh, allora posso fare tutto quello che voglio. Iniziamo, bim bum bale giù. Non funziona in questo modo. Ci deve essere un obiettivo principale che è quella cosa fondamentale che voi volete raggiungere. Dopodiché, come spiegavo prima, lavorando su una personalità che quindi diciamo tratteggia delle caratteristiche che sono molteplici sulla propria persona. È possibile inserire dei micro obiettivi o comunque delle abitudini, dei modi di vederci che possono essere propedeutici e coerenti con questi altri obiettivi che vogliamo raggiungere. Ma il focus deve essere sempre questo grande obiettivo che vi muove e soprattutto deve essere qualcosa che vi mette a disagio, deve essere qualcosa che non è alla vostra portata. Io questo concetto lo voglio stressare ulteriormente. Non esiste questo concetto di voglio guadagnare 100K, allora mi conviene fare prima 10, poi 15, poi 30, poi 45. Cioè, questa è una scemenza che la gente ha voluto mettere online o comunque in giro perché in qualche modo doveva creare una sorta di step. Ma ragazzi, cioè, ma vi rendete conto che per quale motivo se voi volete raggiungere i 100.000 euro non potete raggiungere direttamente? Cioè, dove sta scritto che dovete fare per forza 10, 30, 100? E se fate invece 50, 75, 98 e 100 che fa? Non va bene? Quindi c'è anche qui, iniziamo un po' a ragionare, ragazzi. Voi dovete iniziare a pensare, dovete iniziare a ragionare con la vostra testa, ciao Alberto, e soprattutto dovete smetterla di darvi gli obiettivi per i sentiti dire o perché lo fa lui e lo devo fare anche io. Lui è figo, quindi me lo metto pure io questo obiettivo. Lui ha fatto così e lo faccio anche io. Non funziona in questo modo. Ognuno ha una sua vita, una sua personalità, è unico e quindi come tale deve essere gestito anche negli obiettivi che ci si pone. E questo è difficile, però attenzione perché voglio dire, non è che. Cioè, voi con la riprogrammazione mentale è come se praticamente ripartire da zero, però nel ripartire da zero non dovete commettere lo stesso errore che avete magari commesso 10, 15, 20 anni fa. Cioè, quando i vostri familiari vi hanno detto è giusto fare così, così e cosà, e i vostri obiettivi erano vado a scuola, vado all'università, trovo un lavoro, mi sposo, faccio i figli, compro la casa, accendo il mutuo, muoio. Cioè, evidentemente questi obiettivi ve li hanno inculcati, no? Ora, non è che iniziate il processo di riprogrammazione mentale e vi fate inculcare degli altri obiettivi da qualcun altro, per cui non è che tutti quanti dobbiamo per forza guadagnare 30, 100, 200 mila euro al mese, tutti quanti dobbiamo essere in un modo, tutti quanti dobbiamo andare a Dubai o dovunque sia. Ragionate con la vostra testa e dovete capire quello che voi volete. Non c'è niente, cioè se voi volete una cosa diversa non c'è niente di male, anzi, sarete felici perché la raggiungerete ed è quello che vi deve rendere felici, non che gli altri vi dicono.
che gli altri, diciamo, vi danno, vi dicono che cosa pensare. Alberto, scusami, però non ti riesco a leggere in questo momento perché quattro cose insieme non le riesco a fare. Quindi, se tutt'al più scrivi sulla chat. Posso chiederti se nel workbook ci sono esercizi di meditazione? Sì. Giusto, quella è la politica dei piccoli passi, che soprattutto in Italia è molto diffusa. Ma chi lo dice che non si possa passare da 1 a 100 in breve tempo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, voi non dovete confondere il fatto che vi ponete un obiettivo con il fatto che ci vorranno degli step intermedi. Gli step intermedi magari ci saranno, ma non ha senso porsi come obiettivo lo step intermedio. Anche perché il messaggio, ciao Luca, il messaggio che date alla vostra immagine è quello di non mi sento all'altezza di arrivare a 100, quindi mi riduco a 10K. E cioè, è proprio un controsenso rispetto al concetto di immagine. Secondo te l'obiettivo è meglio porselo a breve o a medio termine? Nel senso, meglio a 6 mesi, un anno e uno per esempio a 3? Io ho un obiettivo super definito di quelli belli che ti mette a disagio e che ti gasano quando ci pensi, ma me lo sono messo a 3 anni e troppo secondo te. Matteo, nella mia esperienza, io da questo punto di vista devo dire che vado un po' contro alcuni concetti di Think and Grow Rich, che come ho già detto qualche volta fa, non è un libro che in questo momento della mia vita mi dà grandissimi stimoli, anzi, anche un po' di antipatia a dire la verità. Io penso che sia sbagliato a prescindere porsi un orizzonte temporale. Ancora una volta, ma perché io devo mandare il messaggio alla mia immagine che ci vogliono 3 anni per raggiungere questo obiettivo? Così come voglio dire, quindi, cioè, se arrivi a 3 anni e non lo raggiungi, che fai? Ti spari? No, cioè tu focalizzi sull'obiettivo ed è chiaro che se è una cosa che vuoi, non vedi l'ora di raggiungerla. Quindi no, non ha senso dire, vabbè, tra 3 anni ci arrivo, perché è una cosa che vuoi talmente tanto che non vedi l'ora di raggiungerla. E quindi se non vedi l'ora di raggiungerla, perché devo dire ci devo mettere 3 anni, un anno, 4 anni? No, cioè il mio focus è fammela raggiungere il prima possibile. Poi dopodiché se ci metterò un anno, 2 anni, 4 mesi, 3 giorni, quello vorrà dire che è il tempo necessario per raggiungerlo. Però non mandiamo il segnale alla nostra immagine che per fare questa cosa serve tot tempo. Questo concetto io cioè, lo capisco perché poi voi, magari qualcuno di voi ha fatto qualche corso di goal setting e quindi c'è la menata. Definisci l'obiettivo in termini quantitativi, definisci gli step, definisci l'orizzonte temporale. Sì, ragazzi, cioè, ma questi qui sono. Cioè, è la bassa teoria di project management. Non ci interessano queste cose a noi. Cioè, non è che stiamo pianificando la costruzione di un palazzo che abbiamo le scadenze da rispettare perché sennò poi arrivano le multe o chissà che cosa. È la cosa che desideriamo di più nella nostra vita. Quindi chi se ne frega? Cioè, andiamola e prendiamocela. Ci metteremo il tempo che ci metteremo, ma non è che per prima cosa inizia a dire no, 1 mese, 4, 3 anni, 4 anni, no. Giustissimo, in effetti, ma c'è ragionissima. E lo so, Matteo, purtroppo sono queste piccole cose. Ripeto, ragazzi, il processo di riprogrammazione richiede l'attenzione ai dettagli, l'attenzione ai dettagli. Quindi occhio su questi aspetti, perché poi a livello inconscio non vi rendete conto, ma gli lanciate delle bombe atomiche alla vostra mente, alla vostra immagine. Quindi occhio, occhio a quello che fate. Oggi sono senza la tazza, così non creo disagio a chi non piace la mia tazza. In effetti, perché mettersi dei limiti temporali, cazzarola? Gracias, prego, prego. C'è un concetto che a me piace parecchio, che l'ho sentito da Sam Ovens, che tra l'altro è l'unica cosa che io ho studiato da Sam Ovens, ma semplicemente perché non ci ho dedicato pochissimo tempo, quindi non sto dicendo che non sia giusto quello che dice, assolutamente no, non conosco gran parte della sua teoria, quindi non mi ci addentro, però c'è un concetto che mi ha sempre affascinato, che è quello di vedere il proprio obiettivo come se fosse una stella cometa. Lui c'ha questa cosa che a me non piace di dire, è l'obiettivo a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, a me sta cosa non piace, però il concetto che sia una stella cometa è una cosa che mi piace, cioè deve essere quel qualcosa che voi guardate e vi dà sempre ispirazione, però ce la dobbiamo raggiungere, non deve essere una cosa che poi vediamo alla fine della mia vita se lo riesco a raggiungere, no, no, io lo voglio raggiungere subito, anche perché dirò di più, dopo mi andrò a mettere un obiettivo ancora più alto, e poi ancora più alto ancora. Ok, notifica a parte. Lo
Lo spazio-tempo nel mondo inconscio non ha senso, infatti il tempo non esiste, giusto? La riprogrammazione mentale per imparare le lingue, questa potrebbe essere una prossima live interessante. Già, naggia. Allora ragazzi, io questa cosa la devo dire, io sinceramente non vedo il legame tra la riprogrammazione mentale e l'imparare le lingue. Scusatemi, ma non vedo il nesso tra queste due cose. Il concetto è un po' più semplice, un po' più banale. Le lingue si imparano in un modo, con l'immersione. Cioè, voglio dire, io vedo un sacco di gente che si crea questo problema. No, io l'inglese non lo posso imparare, è troppo difficile, bim bum bale giù. Ma poi non vedete che ci sono gli indianini che vengono in Italia e parlano italiano meglio di me? E voi non potete imparare l'inglese? Ma che diavolo vuol dire? Semplicemente, se voi siete in un contesto in cui si parla in inglese, si legge in inglese, tutto è in inglese, in un modo o nell'altro lo imparerete anche voi. Ed è così che io ho imparato l'inglese. E tra l'altro, visto che abbiamo toccato l'argomento, mo vi racconto questa cosa di vita vissuta. Allora, io fino al terzo anno di università, in inglese non è che ero scarso, ero peggio. Peggio. Avevo preso 18 così. E praticamente in famiglia venivo deriso e perculato perché tutti quanti avevano assistito al mio esame di maturità, dove praticamente con un inglese un po' maccheronico avevo cercato di spiegare che cosa aveva fatto la Thatcher. Ok? Quindi ero proprio perculato da tutto e da tutti. Dopodiché, durante il periodo dell'università, io ho detto: sai che cosa c'è? A me non me ne frega niente, io vado a fare lo scambio ad Harvard. E quando iniziò a dire questa cosa mi hanno preso tutti in giro perché mi dicevano: ma tu non parli inglese, ma dove vuoi andare? E ti dirò di più che la mia insegnante di inglese mi ha detto: guarda, se tu ci vuoi provare, provaci, ma te lo dico già, non ci riuscirai. Sapete che cosa ho fatto? Mi sono chiuso al centro linguistico dalle 9 del mattino fino alle 19 di sera. Tra l'altro è lì che ho iniziato anche a frequentare la mia ragazza, più o meno. E ho imparato l'inglese, ho dato l'esame, ho preso 7 e mezzo su 9. E sono andato ad Harvard. Basta. Senza menate e cose strane. Per cui, immersione. Immersione. Cosa ti ha fatto fare lo switch che ha determinato il tuo inizio per il dimagrimento? Cosa ti ha fatto fare lo switch che ha determinato il tuo inizio per il dimagrimento? La posso raccontare questa, Marti? Guarda, leggi sotto perché ho appena detto che faccio vedere la tua foto di come eri prima. Ah no, mi uccidi se faccio vedere una foto di come eri prima. Vabbè, magari quello lo faccio vedere un'altra volta. Allora, che cosa ha determinato? È successo questo. Era Capodanno, o comunque il 3 gennaio, il 2 gennaio, qualcosa del genere, e mi trovavo in Giordania a Petra. Ok, allora praticamente non so chi c'è stato a Petra di voi, ma sostanzialmente a un certo punto, cioè voi visitate Petra e poi c'è la possibilità di fare una lunga scalinata che vi porta in un punto ancora più alto. Allora, chiaramente, dopo che abbiamo fatto l'escursione normale, tutto il gruppo ha detto sì, andiamo tutti quanti. E praticamente eravamo in un gruppetto dove c'ero io, la mia ragazza e tipo 3-4 famiglie di gente abbastanza in là con gli anni. E praticamente io ho iniziato a fare i primi gradini e mi sono sentito una cacca nel vedere che io, che praticamente all'epoca avevo 30 anni, 29. 29, praticamente arrancavo, cioè stavo morendo nel vero senso della parola, mentre questi qui, cioè come erano partiti, mi erano lasciato da solo. Ti dirò di più che quando sono arrivato in cima e poi sono sceso, a metà tragitto ho messo la gamba male e sono ruzzolato e mi sono rotto il malleolo della caviglia Aspetta, però devi destra. raccontare, posso spuntare? Il malleo della caviglia destra. Momento ilarità. Ciao a tutti. Ciao. No, però puoi raccontare che siamo usciti da Petra con l'ambulanza Esatto, sì. mentre io ti cantavo Indiana Jones perché Esatto. veramente è stata una scena terribile. Esattamente. Quindi praticamente questo evento mi ha segnato in un modo, anche perché poi dopo mi sono sentito lei che mi diceva: sei obeso, guarda che stai male, bim bum bale giù. Mia mamma che da ridere mi faceva: ma come dobbiamo fare? Sei caduto, non ce la fai, sovrappeso, bim bum bale giù. E l'ospedale di Petra. L'ospedale di Petra, vabbè, adesso no, tutta la storia la raccontiamo un'altra volta. Insomma, morale della favola, mi sono sentito talmente in difetto che ho detto: vabbè, adesso qui dobbiamo porre rimedio. Anche perché poi salendo sulla bilancia mi sono reso conto che pesavo 103 kg. E E con quindi questa faccio vedere, poi giuro che me ne vado nell'altra adesso. stanza. Questa era Robby prima, anch'io ero 12 kg in più prima di seguire il percorso, ma guardate com'era Sì, quando è ero caduto a in Petra. Cioè, ma non carne, so se si vede in bene. carne Si ero. vede.
Sì, si vede, dai, basta. Vabbè, ciao a tutti, ciao! Si riempiva tutto lo schermo. Per cui questo è il motivo che mi ha portato a fare la dieta. Te lo dico perché ho passato 10 mesi con l'immersione e non ci sono riuscito. Penso potrebbe essere per la mia immagine. Sì, Gianluca, potrebbe essere che c'è qualcosa che ti porta a pensare che non sei in grado di imparare l'inglese. Quello assolutamente sì. Però da questo punto di vista rientra come un qualunque altro obiettivo che tu non vedi la tua portata e che vuoi raggiungere. Quindi non è che ci sono degli accorgimenti particolari rispetto alla lingua. Quando fai della live insieme l'abbiamo appena fatta. Giovanni, ciao Giovanni. E quindi questo è un po'. Erano due gemelli, sì, forse erano anche tre gemelli. Anche tre gemelli erano. E tra l'altro, oggi praticamente sono andato io adesso faccio 5 giorni alla settimana in palestra perché sto facendo un programma ancora più intensivo. E ti rendi conto di come poi, con il passare del tempo, senza neanche effettivamente averci pensato, vedi, ti guardi indietro e vedi tutti gli step in avanti che hai fatto, tutti i piccoli risultati che hai raggiunto. Per cui non è stato soltanto un discorso di perdere peso. Cioè, io adesso riesco ad andare in palestra e praticamente mi sento bene con me stesso, non c'ho più neanche quell'ansia che dico vado con la maglietta, si vede che c'ho la panza, non riesco a fare gli esercizi, mi fermo, mi mollo. No, no, anzi. Quindi questo anche per ricollegarci al tema di prima, di mi pongo un obiettivo, metto gli scaglioni intermedi. No, cioè io ho un obiettivo di peso che ancora tra l'altro non ho raggiunto, quindi ci sto ancora lavorando. Ma non è che mi sono messo gli obiettivi intermedi, fra 6 mesi ne voglio perdere 5, poi voglio perdere 10 kg, poi così, poi cos'ha. No, no, no. Cioè io ho sempre un numero in mente che è il peso che devo raggiungere e lavoro costantemente per raggiungerlo. Poi se ci vorrà un anno e mezzo, 2 anni, vuol dire che quello è il tempo che mi serve per raggiungere questo obiettivo. Però io non è che nel frattempo penso agli step intermedi che devo fare. Io ogni giorno ho il mio obiettivo che devo fare un qualcosa in più per raggiungere questo peso che voglio raggiungere. Quindi questo è il consiglio che vi do sul peso. Luogo particolare Petra, nulla per caso. Sì, assolutamente sì. Io da questo punto di vista credo molto poi nei singoli eventi che concatenati tra di loro ti danno delle spiegazioni del perché e il per come la tua vita va in un certo modo. Quindi assolutamente sì, non è stata una casualità. Se me li vuoi passare a me 5 kg, io li accetto volentieri. Ottimo, però sto tutti di grasso, quindi poi vedi tu quello che vuoi fare. Però sì. Ma tra l'altro si fa anche il contrario, perché non so se c'è Antonio collegato qui adesso, ma per esempio Antonio ha fatto il percorso inverso al mio. Ha iniziato a lavorare su se stesso e ha iniziato, ciao Iari, a mettere peso perché lui per esempio voleva fare il percorso diverso dal mio. Quindi ragazzi, non ci sono cose, cioè voi dovete entrare nell'ottica di idee che qualunque diavolo di obiettivo voi abbiate, l'unica ragione per la quale non lo raggiungerete è perché non ci credete voi. Perché se voi ci credete e vi vedete come quella persona in grado di raggiungerlo, non c'è limite a niente, niente. Potete raggiungere e fare tutto quello che volete. E mi rendo conto che questo concetto all'inizio sembra, sì, la classica frase motivazionale perché ci vuole dire questa cosa in diretta. No, no, ragazzi, funziona veramente in questo modo. Il problema è che nella vostra vita vi hanno bombardato di abitudini credenziali che sono opposte a questo concetto. Vi hanno fatto una testa talmente tanta che praticamente la maggior parte delle persone pensa che sia giusto e doveroso vivere in questo binario che gli altri ci hanno dato, senza neanche guardarsi intorno per provare a pensare e a capire se sta vivendo il modo corretto, perché quello è il modo di vivere ed è una grandissima cazzata. Quindi svegliatevi da questo torpore, iniziate a lavorare su voi stessi, iniziate a capire che cosa volete e dopodiché raggiungetelo perché avete tutto il diritto per farlo. Ma se non ci credete voi, chi ci deve credere al vostro posto? Quindi credete in quello che volete raggiungere, lavorate su voi stessi e vedete che lo otterrete. Fai fare la riprogrammazione ai giocatori della Juve, se no con C che vinciamo la Champions. Lo so, lo so, lo so. Se le abitudini sono inconsce e quindi sconosciute, come facciamo a dedurre se dobbiamo cambiare le abitudini personali o credenziali e quali? Ok, aspetta che lo rileggo un attimo. Se le abitudini sono inconsce e quindi sconosciute, come facciamo a dedurre se dobbiamo cambiare le abitudini personali o credenziali e quali? Pasquale, in realtà il lavoro che si fa non è andare a capire quali sono i nostri difetti e quindi cambiarli. Il ragionamento che si fa è differente, proprio perché non è possibile mappare l'elenco delle nostre abitudini, siano esse credenziali o personali.
Quello che noi facciamo è cercare di creare una immagine di una nuova persona che è coerente con l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Questa persona avrà una serie di abitudini che non è che sono necessariamente quelle positive rispetto alla nostra situazione, sono quelle che attraverso gli esercizi che propongo nel corso capiamo essere le abitudini corrette di quel tipo di persona e da lì ce le andiamo a impiantare. Dopodiché, se in questo momento noi abbiamo un'abitudine contraria, la andiamo a replicare, a sostituire, viceversa, ne impiantiamo una nuova. Però anche qui, anche questo è diciamo, un errore interpretativo che tanti commettono, cioè analizza, cioè come se ci fosse il tasto export che mi fa l'elenco di tutte le mie abitudini e io dico no, questa sì, questa no, questa sì, questa no. Non si può fare, non si può fare, anche perché ancora una volta la mente è astratta, non c'è un posto fisico nel nostro corpo che schiacciamo il tasto e ci dice ecco la mente ed ecco le abitudini, ecco i paradigmi, ecco il mindset, ecco qui, ecco lì. No, infatti uno dei punti fondamentali, uno dei primi concetti che racconta un'immagine vincente è capire i tre stati, quel discorso che Bob Proctor vi parla di vibrazioni e frequenze. Se voi non capite questo concetto, tutto quello che c'è dopo non vi torna, perché in un modo o nell'altro voi continuerete a trovare, a cercare l'appiglio in qualcosa che potete vedere o sentire, ma non funziona così. Ecco, capito Danks? Chiarissimo, ottimo. Va bene, qui continuano ad arrivare i commenti nelle sponsorizzate, ottimo. Io non lo so perché certa gente non ha niente da fare. Boh. Bene. Bene, bene, bene. Poi voglio dire, Pasquale, tu che quell'offerta la conosci, se vai al 3x2 ne prendi un po' di grappoli di abitudini così. Come dice Namerò, trova la menzogna a cui hai creduto, poi tutto è in discesa. Eh già, è vero. È vero. Pensate che sarebbe bastato nascere in un posto diverso, magari stare in contatto con persone diverse, per essere in questo momento una persona diametralmente opposta a quella che siete in questo momento. E tutto si basa su un paio, una manciata di credenze che vi hanno trasferito e che per voi sono la realtà. Questo è quanto. Ma fortunatamente si possono cambiare, quindi da questo punto di vista siamo fortunati. Io mi pulisco gli occhiali perché non vedo più niente. Pasquale se la ride e sappiamo anche perché. Ragazzi, se ne sentono certe che è proprio sconvolgenti, da far cadere le braccia per terra. Ma vabbè. Voi che siete dilettanti della riprogrammazione mentale, vi state facendo il corso gratuito, approfittate di questa cosa, sparatevi 6 ore e mezza di contenuto e iniziate a capirci qualcosa. Tra l'altro, dilettanti è proprio azzeccatissimo. Su questo fondamento si basa un progetto chiamato The Venus Project, molto interessante. Su quale fondamento? Quello di prima della menzogna? Venus Project, questo non lo conosco. Però una persona di mia conoscenza mi ha attaccato questa cosa, che quando non conosco una cosa la vado subito a cercare. Chissà chi è. Chissà chi è, esatto. E poi mi leggo anche questo. Bene, siate curiosi ragazzi, perché la curiosità è un ottimo stimolo per la vostra fantasia e per la vostra immaginazione che vi servirà. Vi servirà. Benissimo, e nel frattempo si è fatta un'ora di live, praticamente è volata, non me ne sono neanche accorto. Buono. Se ci avete qualche altra domanda, sparatela pure. E poi ricordiamo, diamo le comunicazioni di servizio. Ma le vibrazioni e le frequenze non cambiano un'idea, quantomeno a mio avviso. Mi sbaglio? Le vibrazioni e le frequenze non cambiano un'idea. Sì, in realtà il concetto sono molto collegate le due cose. In realtà è che a certe idee non ci arrivi se non vibri alle giuste frequenze. Vedi che ti sei perso la domanda di Leonardo. Ah, no, non la vedo la domanda di Leonardo.
Secondo te un obiettivo del genere può essere controproducente? Voglio guadagnare 100 milioni subito quando magari tutta la vita se ne sono guadagnati 20 mila. No, me lo fa vedere perché io non ce l'ho questo. Aiuto da casa. Secondo te un obiettivo del genere può essere controproducente? Voglio guadagnare 100 milioni subito quando magari in tutta la vita se ne sono guadagnati 20.000. No, non è controproducente. Sicuramente è un grande, diciamo, un grande stacco da quella che è la tua attuale situazione, da quella che è la tua realtà, per cui devi evitare di commettere l'errore di basare il tutto sulla speranza. Devi assolutamente cancellare quest'idea e lavorare pesantemente sulla tua immagine affinché sia naturale poter puntare a quel tipo di guadagno, anche se magari negli ultimi, fino a quel momento della tua vita hai ottenuto un risultato che è molto molto distante. Però è questo proprio il concetto di animarti, è questo proprio il concetto di obiettivo che ti mette a disagio, che ti fa andare fuori dalla zona di comfort. Cioè, io faccio sempre questo esempio, non so se lo riuscirei a comprendere, però il concetto è: se io vedo qui una penna nella mia scrivania e mi pongo l'obiettivo di prendere la penna, cioè non mi sto sforzando per niente, è una cosa talmente, tra virgolette, facile che non sto neanche facendo la riprogrammazione mentale. Deve essere una cosa che vi porta a stretcharvi, deve essere una cosa che la prima idea che vi scaturisce è: ma come diavolo posso mai fare io a raggiungere questo obiettivo? Sì, ogni tanto Facebook fa sparire magicamente i commenti, esatto, sull'ambiente che condiziona la nostra persona. È vero Gianluca, questo non mi ricordo chi è che c'era una frase, non mi ricordo di chi, che diceva che la cosa più importante non è tanto la dote che praticamente ci lasciano i nostri genitori, quindi non si è fortunati se si nasce da una famiglia ricca, ma la vera fortuna è l'ambiente nel quale nasciamo e ci formiamo. Ed è vero, perché voglio dire, quanti esempi ci sono di persone che in questo momento guadagnano 6 cifre, milioni, che sono ricchi di prima generazione, cioè persone che magari sono nate in delle situazioni anche ostiche, ostili, senza alcun tipo di vantaggio economico, eppure sono riusciti a raggiungere tutta una serie di risultati. Quindi questo che cosa significa? Che in realtà le idee con le quali entriamo in contatto e le realtà che noi ci creiamo, i paradigmi che noi ci creiamo, sono quello che poi determinano i risultati che abbiamo, siano essi positivi o negativi. Io spero di non aver perso altri commenti per strada, ma Facebook fa in questo modo. Per cui questo è. Quindi, comunicazioni di servizio per chi stesse guardando la diretta in differita. Corso gratuito, riprogrammazione mentale per dilettanti. Questo è il link. Dovete lasciare il vostro nome e la vostra mail. Ah, parentesi, ma perché mettete questi nomi no sense, senza c'è bisogno di citarli? Cioè, scrivete il vostro nome, porca miseria, anche perché se no l'account non ve lo creiamo. Quindi mettete il vostro nome reale, mettete la vostra mail, dopodiché vi viene attivato l'account su Kajabi e avete accesso al corso. Briatore disse una cosa simile, potrebbe essere. Basti pensare al fatto che un cristiano convinto se fosse in Iraq sarebbe musulmano. E infatti Gianluca tocchi un argomento che, vabbè, tu forse tu sei tu hai studiato il corso. Il paradigma è proprio questo concetto, ragazzi. Cioè, l'esempio più classico di paradigma sono le religioni. Le religioni sono dei paradigmi, si basano su delle abitudini credenziali che non si possono neanche dimostrare nella maggior parte dei casi. Eppure la stessa persona nasce in Italia, è cristiano e pensa che ci sia Dio e Gesù Cristo, nasce in Iraq ed è un musulmano. È la stessa persona. La stessa persona, sono semplicemente le idee con le quali entri in contatto che determinano i paradigmi che lui ha e soprattutto, e qui c'è anche un tema di quali sono le esperienze che nel frattempo questa persona ha avuto, la sua immagine. Io nel corso, ma mi sa che l'ho raccontato anche in diretta, a volte basta una situazione stupida nella nostra vita, come ad esempio il fatto che ti chiama la maestra alla lavagna per ripetere la tabellina, per innestarvi un'idea che praticamente dipenderà da quel momento in poi, rappresenterà una delle vostre realtà, una delle vostre verità sulla persona che pensate di essere. A me la maestra mi chiamò alle elementari, ripeti sta cavolo di tabellina, tutti quanti estasiati, bravo, batte le mani, il genio della matematica. Io da quel momento in poi ho smesso di studiare matematica.
ed ero in prima elementare. Quindi vedete voi il danno che si fa. E voglio dire, non è un caso se la teoria di Maxwell Maltz nasce nei banchi di scuola, perché la teorizza prima di Maxwell Maltz Leakey, che era un professore, perché Leakey si rese conto del fatto che gli studenti avevano risultati positivi o negativi nelle materie, non tanto perché c'era un problema naturale che non potevano studiare la materia, ma semplicemente perché magari avevano fatto il primo compito, avevano commesso un errore, avevano preso un voto negativo e da quel momento in poi si erano convinti che non erano in grado di studiare quella materia. Quindi pensate un po' voi il danno che si può fare a scuola o comunque ai bambini quando sono all'inizio del loro percorso di crescita. Ma una persona che fa riprogrammazione mentale può essere religiosa? Sì, certo. Non c'è alcun tipo di discriminazione. Una persona che fa riprogrammazione mentale è consapevole del fatto che vive in dei paradigmi, in delle realtà. E quindi non, se per l'obiettivo che vuole raggiungere o per il tipo di vita che vuole avere, decide di vivere nel paradigma della religione cristiana o qualunque esso sia, ben venga, non crea alcun tipo di problema. Ti dirò di più, che di questo ne parla molto soprattutto Bob Proctor, che ha una visione un po' più metafisica. Questa relazione tra scienza e spiritualità, religione, chiamiamola come vogliamo, nel percorso di studi di Bob Proctor c'è sempre stata, e tu la percepisci in tutti i seminari, in tutti i corsi, quantomeno quelli che ho sempre fatto io. Perché ci sono dei concetti che magari lui spiega da un punto di vista scientifico, ma ci sono degli altri dove magari non arriva la scienza e lui si attacca al credo, allo spirito, alla religione, ripeto, chiamatelo come volete voi, e viceversa. Per cui in realtà sono due facce della stessa medaglia e come dico sempre io, se io sono uno studente che deve applicare, per quale diavolo di motivo mi devo schierare con un formatore, con una credenza, con una materia, con un'interpretazione? Io cerco di avere nel mio arsenale tutto quello che mi serve per raggiungere il mio obiettivo. Quindi se oggi mi serve credere nella religione cattolica, che il marketing si fa in un certo tipo, che la riprogrammazione mentale si fa in quest'altro modo, io mi prendo tutto questo bagaglio, tutti questi strumenti e raggiungo il mio obiettivo. Poi magari la volta dopo, per raggiungere un obiettivo differente, ed è qui che chi sa conosce la riprogrammazione mentale può fare questo aspetto, magari decido che non sono più cristiano, sposo un altro paradigma, decido che invece del marketing mi interessa non lo so che cosa, e costruisco delle nuove realtà che sono coerenti con l'obiettivo che voglio raggiungere. Uscire dalla dualità, scienza e spiritualità sono la stessa cosa. Eh sì, sono abbastanza d'accordo. Sì, secondo me può essere religiosa. Un esempio classico è il reverendo Hick, che negli anni 70-80 aveva riportato pari pari i concetti di Maxwell Maltz in ambito cristiano evangelico. Sì, ci sono un sacco di punti di contatto, assolutamente. Lo stesso Maltz nel suo libro parla di Dio. Sì, infatti, guarda, vi racconto un piccolo aneddoto, visto che mi sta sentendo da dietro, che è praticamente nel corso c'erano alcune. Cioè, ci sono alcune, diciamo, spiegazioni, interpretazioni che comunque richiamano alcune idee di Maxwell Maltz religiose. E la mia ragazza si era imbufalita vedendo queste cose, perché giustamente diceva: no, ma tu non puoi. Poi se lo studente non è religioso, che cosa succede? Non succede niente, che questa idea la scarta e ne prende un'altra. Però effettivamente lo stesso Maxwell Maltz ha tante tracce in Psychocybernetics sulla religione. E uno dei concetti che mi è rimasto più impresso è questo discorso che lui dice, e tra l'altro lo utilizza anche Bob Proctor, che ognuno di noi, ogni essere umano, è perfetto. Perché voglio dire, se siamo creati da un'entità superiore, chiamatela Dio, chiamatela Allah, chiamatela come cavolo volete, ma se è un'entità superiore, per quale motivo dovrebbe creare un qualcosa di imperfetto? È come se tu prendi un artista e dici e parti dall'idea che questo artista faccia volontariamente un quadro sbagliato. No, non lo farà. Sei un artista, cerca di fare il possibile. Quindi, se questa entità superiore si è sforzato per creare quello che è l'uomo, per quale diavolo di motivo dobbiamo pensare che l'uomo abbia qualcosa di negativo, qualcosa che non va? Siamo noi che ci auto-obblighiamo a pensare che magari non siamo bravi a fare questo, non siamo in grado di fare quest'altro, ma sono soltanto idee che ci siamo presi perché magari le abbiamo sentite o ci siamo convinti, non sono la realtà. Quindi buttiamo via tutte queste cose inutili e cerchiamo invece di costruire una visione che sia positiva di noi stessi, un'immagine vincente che vi serve per raggiungere i vostri obiettivi. Non potrei essere più d'accordo, io invece non sono d'accordo. Anche R. Nightingale e lo stesso Napoleonin parlano spesso del divino nei loro corsi. Assolutamente sì, ci sono tracce dappertutto, dappertutto. Ciao Fabio, ci sono tracce dappertutto.
Benissimo, benissimo, benissimo. Io ti ho seguito per un pezzo da lavoro. Ottimo, Fabio, però cioè, mi sa che fai degli orari un po' non adeguati, eh? Non va bene alle 10 di sera ancora al lavoro. Mi stai facendo ricordare brutte esperienze del mio passato. Già. E che vi stavo dicendo? Il corso creduto ve l'ho già ricordato, quindi siamo a posto. No, dai, se c'è qualche altra domanda, secondo te perché voglio fuggire? Lo so, Fabio, lo so, lo so. Ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente, ma ti posso dire che lo puoi fare. Quindi credi in quello che vuoi raggiungere, che vedrai che lo raggiungerai. Senza problemi. As soon as possible, assolutamente. Ciao Massimo. Io ne parlo spesso, soprattutto con mio fratello, di questo aspetto. Una delle cose che mi piace di più in assoluto della mia vita da imprenditore, sapete qual è? Il fatto che la domenica pomeriggio, che tra l'altro io neanche so più se è domenica o un altro giorno della settimana perché non li controllo, ma è il senso di leggerezza della domenica. Perché prima quando lavoravo praticamente vedevo la partita e dalle 5 del pomeriggio il pensiero era: porca miseria, domani è lunedì, mi devo mettere la giacca, la cravatta e prendere magari l'aereo, il treno per andare dove dovevo andare e devo andare in ufficio. E invece questo senso di leggerezza, di dire oggi è domenica, domani è lunedì. Ottimo, chi se ne frega fondamentalmente, è una cosa che non ha prezzo, assolutamente non ha prezzo. Anzi, forse essere completamente ateo potrebbe essere un problema se si vuole riprogrammare la mente, ma ti dirò di più, cioè in realtà non credo che sia un problema, in realtà penso che sia semplicemente un paradigma differente, ma da questo punto di vista non ha. Cioè il concetto è capire come funziona il paradigma e capire come funziona la nostra immagine. Una volta che siano questi due concetti, si può fare quello che si vuole, perché giochiamo sulle nostre abitudini. Ti riascolto stanotte, ottimo. Mi raccomando, Fabio, lo devi mettere a 2 per, anzi 2,74 con delle onde particolari, che così capisci meglio. E ti riprogrammi subito e domani vedrai che sarai miliardario. Mi raccomando, sensazione bellissima, confermo. E infatti, Chiari, vedi. È una cosa che non ha prezzo, non ha veramente prezzo. Cioè, infatti io cioè, ogni tanto su questa cosa ci sbatto perché mi rendo conto che, cioè, per carità, adesso non voglio giudicare niente e nessuno, però questo fatto di questo eccessivo accanimento su guadagnare 30, 40, 50, 200 mila euro semplicemente perché ci sta quel guru che noi magari vediamo che guadagna quella cifra e allora tutti quanti dobbiamo inseguire questa chimera, è un'idiozia. Cioè, voi dovete costruire la vostra vita per come va bene a voi, non per come va bene agli altri. Quindi, se volete essere poveri sotto un ponte, fatelo. Io non ve lo consiglio, ma se lo dovete fare, fatelo. Se volete guadagnare 12.500 euro al mese e andarvene a vivere in Tanzania, fatelo. Se è quello che veramente volete. Però smettetela di porvi gli obiettivi per sentito dire o perché è giusto o perché gli altri fanno in questo modo e loro lo devo fare anche io. Perché se no la riprogrammazione mentale non ha senso. Cioè la riprogrammazione mentale la state facendo per uscire da questo binario che abbiamo tracciato. Non volete andarvi a mettere in un altro binario. Scegliete il vostro. Scegliete il vostro. Onde 550 Hz, ottimo. Metti i suoni binaurali, esatto. Avrei una domanda se posso. La coscienza rispetto alla mente, come si relaziona? Penso che sia mente intesa come insieme di conscio e inconscio. Questa è una bella domanda. La coscienza rispetto alla mente non si, come si relaziona? Come si relaziona? Penso che sia mente intesa come insieme di conscio e subconscio. Come, infatti, sì. Non lo so, Fabio, devo dirti la verità. Non è una tematica che mi sono mai posto. Penso che la coscienza in realtà abbia più riflessi, abbia diciamo per lo più riflessi a livello di conscio, ma sia originata da delle idee che ci sono nell'inconscio. Perché a volte, per esempio, siamo spinti a valutare un certo aspetto, una certa situazione che magari abbiamo compiuto, che stiamo vivendo, eccetera.
E pensiamo che ci sia questa sorta di coscienza che ci giudica o che ci porta a giudicare in un certo modo questo qualcosa. Ecco, lo spunto che ci porta a fare questa azione, che ci porta ad avere questo comportamento, è sicuramente a livello inconscio. Dopodiché, però, tutto il ragionamento che ne scaturisce, quindi dovrei fare in questo modo, dovrei fare in quest'altro modo, eccetera, è tutto a livello conscio. Quindi, sai, a volte si utilizzano etichette differenti che però gira e rigira hanno a che fare sempre con lo stesso concetto. E quindi penso che sia un po' questo il tema. Con tutte le info che ci bombardano, è difficile fare scelte lucide e personali. La comparazione è sempre dietro l'angolo. Sì, però Jessica, anche questo è un punto importante che tratta Maxwell Maltz. Tra l'altro anche Bob Proctor, devo dire. Ma dobbiamo, devi, cioè, il concetto dal quale devi partire è che non devi metterti a confronto con niente e con nessuno. Anche perché non ha alcun tipo di senso. Cioè, tu puoi prendere, puoi avere dei modelli e ti puoi ispirare a delle persone, ma non significa che poi devi essere come loro o che ti debba mettere a confronto in senso positivo o negativo. Tu devi restare focalizzata su te stessa. Ultimamente sto seguendo molto le scoperte della neuroscienza, autori come Damasio e anche Federico Faggini, inventore del microprocessore, ne parla molto. Sì, io questo de devo dire che non è un argomento che ho mai approfondito più di tanto. Correggo, non è che ci bombardano, è che ce l'andiamo a cercare la maggior parte delle volte, è vero, ormai non sappiamo più se degli obiettivi che abbiamo siano realmente ciò che vogliamo o no, è vero, è vero, è verissimo. Sono molto d'accordo con questo aspetto. Diciamo che ci sono tantissime informazioni e siamo praticamente programmati per attingere il più possibile da queste informazioni. Infatti, quando si dice che l'isolamento è corretto, io lo capisco, anche perché quando si è all'inizio non può che essere così, perché appunto ci sono talmente, ma voglio dire, un esempio del genere lo possiamo anche vedere nell'ambito della formazione, no? Cioè, se voi aprite Facebook, praticamente avete il corso su ogni business, il corso su ogni marketing, il corso sulla riprogrammazione, il corso su questo, il corso su quest'altro, e siamo naturalmente portati a essere interessati a tutto, vorremmo fare tutto quanto insieme, voglio fare questo, 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 questo e quest'altro. In realtà tutto questo casino vi fa rimanere nella stessa posizione in cui siete. E quindi all'inizio l'isolamento sì, è qualcosa che può aiutarti da questo punto di vista. Dopodiché però, secondo me, l'utilizzo delle nostre facoltà intellettuali è fondamentale, perché attraverso il ragionamento e attraverso l'immaginazione che riesci concretamente a distaccarti da tutto questo marasma e provare a capirci qualcosa prima di te stessa e poi tutto quello che c'è intorno. Io ormai non guardo più il telegiornale, soprattutto quelli che parlano di economia. No, vabbè, quello io non l'ho mai guardato, quindi da questo punto di vista sono stato fortunato. E tra l'altro, visto che ieri abbiamo parlato di riprogrammazione mentale di coppia, vi posso assicurare che questa, ad esempio, era una delle cose pratiche da dover gestire in casa con la mia ragazza, perché lei, da grande curiosa e appassionata, vorrebbe sempre stare a guardare la televisione per raccogliere informazioni da destra e Beh, la sinistra. Vabbè, televisione veramente non la può guardare mai. il telegiornale, il telegiornale. Quindi, sì. La televisione è abolita, la utilizziamo soltanto la sera prima di andare a dormire per vedere una cazzatella. Ma sempre con le facoltà intellettuali attive perché vogliamo respingere tutte le idiozie che sentiamo anche nei telefilm. Su YouTube trovi molte conferenze recenti di Fagin, ha avuto esperienza di coscienza alterata, racconta cose incredibili, uno scienziato non guru paraguru, sono rimasto basito. E poi gli darò un'occhiata. Ottimo. Intanto arrivano ancora iscritti, pazzesco. Pazzesco, mi sa che devo fare l'upgrade a Kajabi. Vabbè. Ci attrezzeremo anche per questo. Domani ci sono qui studenti di Tindaro? Battaglia? Ok, consiglio anche il suo libro. Tanto nei TG ci sono sempre solo notizie negative. Vabbè, quello sì, ma perché le notizie negative sono quelle che vendono di più. C'è un motivo. C'è assolutamente un motivo se al telegiornale si parla solo di cose negative. Va bene, va bene, va bene. Boh, direi che ce la siamo fatta la chiacchierata per stasera.
Se ci avete qualche domanda, scrivetemela. Io intanto do le comunicazioni di servizio per chi si è collegato adesso o per chi sta guardando in differita. Corso gratuito, riprogrammazione mentale per dilettanti, 6 ore e mezza sulla piattaforma di Kajabi. Studiatevi questo corso perché è evidente e ogni giorno mi arrivano conferme del fatto che molti non hanno capito una fava sulla riprogrammazione mentale. Quindi fatevi questo favore, studiatevi il corso che è gratuito. Ve lo metto qui, adesso Fabio ti rispondo. Studiatevi il corso che è gratuito e iniziate a capirci qualche cosa. Dopodiché il passaggio successivo è immagine vincente, versione Silver 999, versione Gold 2000 euro. Io sto studiando il corso di traslochi di Alessandro Arnao, ottima scelta. Ottima scelta, Fabio. Tu sei di Milano? Io il 19 sono con Ale al suo evento. Forse anche a quello di Rimini, ma non lo so. Devo vedere. Ok. Quindi questo ve l'ho detto, corso gratuito, lì c'è il link per accedere, abbiate un attimo di pazienza perché gli account vengono attivati manualmente, quindi se non arriva subito la mail di Kajabi aspettate un attimo. Ricordo che il corso è su Kajabi, quindi se non avete accesso a Kajabi significa che non avete fatto accesso al corso, ok? Siccome arrivano ogni tanto domande, ma i video dove sono su Kajabi. Quindi ve lo sto dicendo. Vicenza, ottimo. Basta, direi che per oggi ho dato abbastanza, ho perso anche la voce, quindi ci si riaggiorna. Ragazzi, mi raccomando, comprate il corso e datevi una mossa, cercate di cambiare la vostra vita, customizzatela come diavolo volete, acquisite un'immagine vincente e fate un po' quello che volete. Ciao!